Amici dello Sportello del Cittadino, ci troviamo a Taranto in via Pisanelli, in pieno centro, all'altezza del Civico 20, e vogliamo rappresentarvi l'ennesimo scempio urbano, un palazzo la cui ristrutturazione è ferma al 2008-2009. I lavori iniziarono nel 2008 e dovevano essere completati per la fine di quell'anno, però di fatto non è cambiato nulla. In pratica i lavori sono fermi e la struttura è completamente abbandonata. Ora bisogna analizzare bene la situazione, perché pare che comunque nel momento in cui la ditta che segue i lavori paga l'occupazione del suolo pubblico, sembra che possa rimanere la situazione così, nel senso che i lavori possono rimanere fermi, basta che venga pagata l'occupazione del suolo pubblico. Questo dovrebbe essere il regolamento comunale, la normativa comunale, ma è incredibile, è assurdo un fatto del genere, perché se così fosse noi avremmo tutta, come abbiamo in effetti, tutta una serie di palazzi abbandonati i cui lavori iniziano, non terminano mai, e noi assistiamo praticamente ad una serie di ruderi a catena, uno a fianco all'altro. Bisogna cambiare qualcosa ovviamente nelle normative comunali, perché è incredibile assistere a certi scempi. Poi ci domandiamo come si possa fare turismo, come si possa far crescere la città quando ci troviamo dinanzi a scempi, ripeto più volte la parola, scempi di tal fatta. Sindaco Stefano, si rende conto che la città sta crollando a pezzi? E lei ancora non ha nominato un assessore all'urbanistica? Che vergogna, che tristezza, che abbandono. Questa è la Taranto targata Stefano.